Urania, notiziario di astronomia e astronautica, a cura dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Un ben ritrovati da Luca Nobili ed Elena Lazzaretto. Apriamo questo numero con la notizia della conferma di presenza di ghiaccio d'acqua sulla Luna. È la conclusione raggiunta dopo le analisi dei dati ottenuti dalla sonda Lunar Crater Observation. Poche settimane fa, preceduta da un componente del razzo di lancio, la sonda si era andata a schiantare dentro un cratere lunare in cerca del ghiaccio. Un impatto voluto, come già aveva fatto la sonda giapponese Kaguya, ma stavolta nessun risultato contraddittorio. Il ghiaccio d'acqua c'è, in quantità ragguardevole, nascosto all'ombra del cratere, a pochi centimetri di profondità. Ma quanto peso dare a questa conferma? Lo chiediamo al presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, Tommaso Maccacaro. Scientificamente è un risultato estremamente interessante che avrà delle implicazioni sui nostri modelli di formazione della Luna, dei satelliti, quindi credo che andrà, ripeto, approfondito, bisognerà capire meglio quanta, come, dove e così via. Però da qui a dire che è utilizzabile ne passa molta di strada, no? E quindi evitiamo appunto i sensazionalismi del dire scoperta la riserva d'acqua sulla Luna, così come si scopre la cura per il cancro, il gene dell'intelligenza, eccetera. Abbiamo accennato alla possibilità, per ora lontana, di utilizzare questo ghiaccio per ricavare acqua liquida direttamente sul posto, rendendo di fatto meno complessa la realizzazione di una futura base lunare permanente. Ma tra la stazione spaziale ancora non completata e gli shuttle che stanno per andare in pensione, quanto conviene investire sulla base lunare? Andare sulla Luna può essere interessante da diversi punti di vista, ma in questo momento ha delle difficoltà che sono più di carattere sociale ed economico che di carattere tecnologico. La stazione spaziale doveva essere completata parecchio tempo fa e abbiamo visto in che condizioni siamo, quindi ci sono delle questioni che non si possono dimenticare. Viene in mente, perché abbiamo avuto nei giorni scorsi una riunione della FAO, il problema di dare da mangiare alla gente che sta su questo pianeta prima di mandarli eventualmente sulla Luna. Dal punto di vista della ricerca pura, studiare l'universo dalla Luna può avere qualche vantaggio? Andare sulla Luna ha pochissimi vantaggi e altissimi costi. Che ne so, se uno va sulla faccia oscura della Luna, diciamo, scherma completamente la Terra e quindi tutto il rumore elettromagnetico che la Terra produce. Però ecco, non mi vengono in mente molte altre cose che è meglio fare dalla Luna che fare dallo spazio. C'era una volta, circa 4 miliardi di anni fa, un pianeta tiepido e umido, con fiumi e mari, avvolto da una spessa atmosfera. C'era una volta Marte, che secondo alcuni scienziati, in passato era molto più simile alla Terra di quanto non lo sia oggi e potrebbe avere ospitato forme di vita elementari, come i microbi. Avrebbe potuto diventare il nostro vicino di casa abitato e invece non è andata così. Per cercare di capire perché il pianeta abbia perso gran parte della propria atmosfera, diventando un deserto rosso, la NASA spedirà una sonda ad indagare. Si chiama MAVEN e, una volta in orbita intorno a Marte, lo studierà con attenzione proprio da questo punto di vista. Al momento esistono varie possibili spiegazioni. C'è l'ipotesi che sia stato il vento solare a soffiare via l'atmosfera, oppure che l'anidride carbonica sia stata assorbita dal suolo. Tuttavia non ci sono certezze, ci penserà MAVEN a fare luce sull'atmosfera perduta. Per commenti e domande Urania vi aspetta su Facebook. Per entrare nel gruppo basta andare su www.cieloblu.it, cliccare sull'icona Facebook e quindi sul pulsante Diventa Fan. E con questo è tutto, dalla redazione un buon proseguimento. Urania vi dà appuntamento alla prossima edizione e vi ricorda che potrete trovare altre notizie visitando il sito www.cieloblu.it.